TG24, guerra Hamas-Israele, attacco israeliano alla periferia sud di Beirut. Una fonte di sicurezza ha riferito di un attacco israeliano alla roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut. Ci sono almeno 12 morti e 66 feriti. Anche Ibrahim Akil, capo della forza al Radwan, unità d'élite degli Hezbollah, è stato ucciso nell'attacco. I militari di Hezbollah hanno risposto lanciando circa 150 razzi verso Israele, in particolar modo nella zona del Monte Meron. I media dicono Netanyahu rinvia il viaggio negli Stati Uniti. Sull'Ansa l'eredità Agnelli, disposti sequestri per 74 milioni per i fratelli Elkan, il commercialista Ferrero e il notaio von Gruenigen. Sull'ADN Kronos, il caso San Giuliano, garante della privacy ai media, chiede di tutelare la dignità delle persone coinvolte e chiede di rispettare il criterio di essenzialità dell'informazione. Su TGcom 24, ancora cronaca, la svolta nel caso tra Versetolo, Parma, neonati uccisi, Chiara ai domiciliari, il primo seppellito in giardino perché lo voleva vicino a sé. Il procuratore ha detto la donna aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto, aveva cercato sul web come abortire e fumava marijuana in gravidanza.